Perché era stato legalizzato sostanze dannose? È una bella domanda però questa. Abbastanza complessa. Io direi che non sono ovviamente d'accordo con chi dice che fa male solo me e quindi posso fare quello che voglio. Nel senso, non se io mi drogo e fa male a me, chi se ne frega. Io penso che ci sia sotto un concetto un po' più forte. Intanto, personalmente da cittadino, non da istituzione, non mi va che io paghi le spese mediche per colui che deliberatamente si fa del male. Cioè, se uno si droga perché vuole drogarsi, o beve perché vuole bere e sa di bere troppo, o sa di fare azioni che compromettono la sua salute, la collettività poi pagherà anche le spese mediche. E già questo non mi sembra un buon principio, giusto? Seconda cosa, è facile dire che chi beve o chi fuma, comunque, per un certo qual modo, trasgredisce queste regole. Io penso che l'alcol e il fumo ormai siano entrate ormai, non dico nell'abitudine, ma comunque non sia possibile più intervenire anche in forma di una massiva oppressione, perché comunque il cittadino si sentirebbe fortemente danneggiato da queste nuove leggi, da queste nuove regole. Ormai fosse entrato troppo nel nostro essere normali, il fatto di bere, il problema è quanto bere, è quanto si fuma, quanto si beve. Guarda, se è vero che un bicchiere di vino al giorno non fa male, una bottiglia di whisky al giorno forse fa male. Quindi bisognerebbe capire qual è il limite di tolleranza di questi alcol e di queste le sostanze nocive. Non la stessa cosa posso dire per le droghe, ad esempio. Non ritengo che il fatto di tollerare la piccola quantità di anche una droga leggera, di una cannabis, possa essere utile al cittadino. Se il bicchiere di vino può far bene, qualcuno mi deve dire quanto può far bene prendere della cocaina. Non penso ci sia una correlazione così stretta. E anche se poi qualcuno troverà giustificazioni a livello medico, non penso un'altra volta che sia così facile stabilire la correlazione tra assumere della cocaina e star bene fisicamente, perché a livello medico ti dicono che per quella quantità, per quella dose, per quella malattia, io penso che la generalità delle persone voglia farsi una canna perché gli piace farla, non perché gli fa bene la salute. Questo, bene o male, è il mio quadro, il mio concetto. Quali azioni illegali compiono più frequentemente i ragazzi della nostra età e cosa bisognerebbe fare per diffondere lo spirito della legalità e della cittadinanza attiva? Bella domandina. Intanto, ti posso anche dare dei dati, magari c'è, ma se mi fai fare un due clic riesco a dirti magari quali sono magari i reati più comuni per i minorenni. Intanto, guarda, già qui non è una cosa recentissima, uno studio fatto qualche anno fa, però dicono che i reati contro la persona, parlo di minorenni, in Italia sono stati tra maschi e femmine 9.996. E reati contro la persona, si parla contro la vita, di omicidio tentato, dico volontario, di lesioni colpose, dico volontarie, risse, violenze, anche sessuali, fatte anche da minorenni, quindi ingiurie, diffamazioni, queste sono tutte contro la persona. Contro il patrimonio invece sono state quasi il triplo, 20.432, e qui fanno parte il furto,
la rapina, la truffa, la ricettazione. Poi ci sono dei reati contro le cose pubbliche. Esempio, il fatto dei writer che scrivono sui muri, fanno quelle specie di loghi, di quei disegni, quello è reato. Questo è giusto per inquadrarvi a livello statistico quali possono essere i reati fatti da minorenni. Non, forse nel vostro caso però è meglio dirvi, cioè, il fatto che uno che ruba è reato, questo si sa. Io penso perché, cioè, oltre queste cose, forse è meglio dirvi che parte il furto, lo scippo, cioè il fatto di scaricare, per esempio, film e musica da internet, questo è un reato. Se sono piratati, è un reato. Se tu vedi online delle cose criptate e riesci in qualche modo a decriptarle e a vederle da canali non ufficiali, questo è reato. Di utilizzare del software piratato, magari uno ha il dischetto di Windows piuttosto che lo carico anch'io, lo carico anche, anche questo è reato. Oppure cose che magari non commettono più, cioè, i ragazzini quanto gli adulti, vendere magari su eBay, finché io vendo la mia penna, vabbè, ne vendo una, ma se io ne faccio commercio e uso normalmente il canale eBay oppure un altro, voglio fare anche la pubblicità per i miei scopi commerciali, io evado le tasse, evado l'IVA, quindi uso un canale senza poi dichiararne i proventi, e questo è reato. Quindi, a parte quelli scritti qui, oppure inviare su email, su Facebook, delle cose coperte da copyright, oppure insultare anche una persona, non si può fare. Anche questo è ben reato. Collegarsi alla rete wifi di chi ti sta accanto perché l'hai trovato la password, gli vai, cioè sono tutte cose che magari si usa fare, no? Cioè si usa fare, qualche ragazzino usa fare, no? Ma è reato. Ne dico una semplicissima che tutti i ragazzini fanno: sbloccare il motorino. Il motorino, ciclomotore, quando lo vendono a norma del codice della strada. Il codice dice che può andare al massimo a 45 km orari. Peccato che semplicemente sbloccandolo con un'operazione semplicissima, che addirittura ti fa il venditore, prima ancora di vendertelo, il motorino va magari a 90 all'ora, 100 all'ora. Questo non si può fare. Sono tutte piccole cose che magari uno non pensa, a parte quello che ho detto prima, che sono i reati condannati al codice penale più grossi, eccetera, eccetera, ma anche tutte queste cose. Il fatto di non dire, già quella è un'azione illegale. Io so, ma non dico. Io so, se sono un cittadino, vorrei che la mia comunità sia a posto. Quindi se io so, devo dire che c'è un'azione illegale, se no non può essere sempre ovunque e dappertutto. Anche assumendo di informazioni, anche in forma anonima, se uno non vuole dare il proprio nome, aiuterebbe anche a sconfiggere i reati, cioè le azioni illegali più che i reati. Questo penso che sia fondamentale, a parte tutte queste statistiche che poi potrebbe riportare anche per regione, e quindi poi il fatto di prendere delle statistiche sono fine a se stesse. Qui sembra che la Sicilia abbia meno tipi di reati forse di tutte le regioni del nord, ma perché magari
c'è più consapevolezza nelle regioni del nord a denunciare un fatto che non hanno in quelle del sud. Quindi poi le statistiche lasciano poi il tempo che trovano. Comunque questo è il concetto. Cosa bisognerebbe fare per diffondere lo spirito della legalità della cittadinanza attiva? Beh, intanto l'ho detto prima, se uno già denuncia questi reati qua sarebbe già un buon passo. Però io penso che sviluppare il senso di appartenenza dei bambini alla città, al territorio, sia già un primo passo. Avere la consapevolezza dei propri diritti e doveri. Isolare i comportamenti illegali. Questa potrebbe essere una prima cosa. Educare ai diritti del cittadino. Può essere inteso come educare la cittadinanza attiva. Io qui vedo ancora questi reati qui e mi balzano all'occhio un sacco di cose. Però educare la convivenza civile, il rispetto delle regole, educare la cultura dei valori civili, cioè, è tutta un'educazione che va diffusa, cioè anche il rispetto delle diversità, anche dei singoli popoli. Sono tutte cose che andrebbero inculcate, andrebbero diffuse, andrebbero promosse. Cioè proprio la cultura della legalità probabilmente aiuterebbe molto, ma anche il fatto di migliorare i livelli di conoscenza, nelle famiglie anche. Cioè sembrano cose banali, per scontate, ma non le ritengo se non sono banali. Cioè, la promozione a cultura del rispetto dei diritti sono tutte cose che potrebbero essere utili in questo senso, e la scuola vi potrebbe dare una grossa mano insieme anche al resto delle varie istituzioni pubbliche. Favorire forme di associazioni e di aggregazioni giovanili. Ma esempio, vi faccio un esempio, il fatto che noi abbiamo dei nonni civici, questo è già un esempio lampante di come uno possa essere un cittadino attivo, non solo nel fatto che aiuti o meno una forza di polizia a fare un suo compito che è quello di viabilità, ma è gente che insegna anche al ragazzino, all'adulto, che magari quel modo di comportarsi in prossimità delle scuole non va bene. Io lo intendo in questo modo, con cose semplici. Quali sono le mansioni della polizia locale? Rido perché magari uno pensa che la polizia locale sia una polizia di secondo livello, inferiore alle altre, con meno mansioni. Mi piacerebbe farvi inquadrare, per esempio, quei testi, dico avvicinati pure, cioè inquadra quei testi e già da lì arrivi a capire che polizia giudiziaria, perché rivestiamo la qualifica di agenti e di ufficiali in base all'articolo 57 del codice di procedura penale. Polizia amministrativa, in base all'articolo 18 del DPR del 77, di pubblica sicurezza, questo però in forma ausiliaria comandata dal prefetto, polizia commerciale, ittica, venatoria, amministrativa, la polizia mortuaria, i TSO sono demandati a noi, la polizia urbana, rurale. Io penso che ci siano un'infinità di funzioni, forse non mi vengono neanche in mente tutte. Adesso ormai stiamo andando anche verso una forma
di fiscalità locale, quindi anche una polizia tributaria locale, ma ci occupiamo di tutto, visto di codice penale, codice DPS, codice civile, anche poi una polizia stradale, poi viene un po' da ridere, perché se leggiamo il codice della strada e andiamo a prenderci magari l'articolo 12, no, lo prendo giusto in una battuta, no, senza polemiche, che poi magari uno dice, l'articolo 12 dice espletamento dei servizi di polizia stradale e indica tutte le varie forze di polizia che sono tenute al rispetto del codice della strada. Ebbene, uno dice, vabbè, chi saranno i primi? I primi ovviamente la polizia stradale. Ma poi in ordine cosa mette? La polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza, i corpi di polizia provinciale e finalmente i corpi di polizia locale. Siamo alla lettera E. Ora a me viene un dubbio e dico, ma avete mai visto la polizia stradale che si ferma di correre un divieto di sosta? No. Allora dico, ma se noi siamo i quinti di questo codice, perché dovremmo essere sempre noi andare a rilevare le soste? Perché ormai è passato il concetto che la polizia stradale, i carabinieri fanno altro, fanno le cose grosse, sono le forze di polizia d'élite. Ma non è proprio così. Cioè, se voi andate per Milano, dove i miei colleghi sono 3.300 e hanno grossissime competenze per ogni singola materia, qua, bene o male, siamo in pochi e devi fare e sapere tutto. Cioè, non so, cioè, a volte ci chiediamo come si può sapere tutto, essere sempre aggiornati su tutti, cioè su tutto, perché pensate che una legge, fatta la legge, poi c'è il decreto attuativo, la circolare, il parere, la sentenza, eccetera, eccetera. E tutti i giorni cambia, e tutti i giorni su internet escono tutte le sere. Passi le serate a leggere, a studiare, a leggerti i manuali, a leggerti i libri, a leggerti internet, a leggerti i vari siti dedicati con... E sai un po' di tutto. Se ti specializzi, ovviamente segui solo quella materia e sei bravissimo in quella materia. I miei colleghi della Polizia Locale di Milano, io penso che siano bravissimi, che sono in tantissimi e sono molto specializzati. Penso che la Polizia Locale di Milano bagni il naso a tutte le altre forze di polizia. Ma questo è per dirvi che il cittadino pensa che la polizia locale sia di secondo livello. Se è di secondo livello non è proprio così. Noi abbiamo tutte le competenze delle altre polizie messe insieme, oltre a quelle locali. Cioè i regolamenti locali che abbiamo solo noi, le leggi locali che abbiamo solo noi, le ordinanze, i decreti del sindaco. Cioè, abbiamo un sacco di competenze oltre le altre, e l'unica differenza è che siamo in piccoli corpi, quindi mentre la polizia di Stato può avere tutte queste branche specializzate, noi dobbiamo specializzarci quasi in tutto e tutti nelle stesse persone, ed è quasi ben possibile, ma a livello generale sicuramente abbiamo competenze specifiche in tutto, forse che nessun'altra polizia può avere. Questo è un po' il quadro. Ad esempio, se c'è una lista, il cittadino quale forza dell'ordine dovrebbe chiamare? Vi ho appena detto. Allora, partendo dal presupposto che in Italia non abbiamo un'unica forza dell'ordine, come prevede forse l'Unione Europea, e per questo ci sanziona tutti gli anni, che avremmo dovuto avere già da tempo un numero unico, il 112 nazionale, dove si attiverebbe in automatico il presidio di polizia più vicino, abbiamo una dispersione di forze di polizia. Quindi tutti hanno competenze in polizia giudiziaria, quindi tu mi stai parlando di una rissa, andiamo su quella competenza. Quella competenza c'erano tutte le forze di polizia, la polizia di Stato, i carabinieri, la polizia locale, provinciale, la guardia di finanza, cioè tutti ne hanno. E forse il cittadino si trova poi nell'imbarazzo della scelta se le trova tutte, oppure magari non ne trova neanche una, perché una viene rimpallata all'altra.
sembra un po' uno scaricabarile. Se devi andare sul giornale, arrivano le forze grosse di polizia. Se è una cosa minore, non è interessante a livello mediatico, allora forse si tenta di scaricare alle cosiddette polizie minori, allora la polizia locale, no? che per subordine arriva in questi tipi di reati. Il cittadino può chiamare chiunque e chiunque è tenuto al rispetto delle leggi e dell'intervento da fare. Quindi il cittadino può assolutamente chiamare chiunque e tutti sono tenuti ad intervenire. Il problema è che casomai non lo metterei su chi può chiamare, ma quando può chiamare. Perché il forte limite che ha la polizia locale, purtroppo nei piccoli centri, è l'orario di servizio. Noi riusciamo a coprire due turni al giorno, quindi dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera. Poi non hai più personale e non riesci più a fare i turni notturni, se non con progetti, se non in sporadici casi. Nella quotidianità non li hai, no? Quindi il cittadino si trova in difficoltà a chiamare sempre la polizia locale, che non hai un numero di pronto intervento che risponde sempre, tranne che nei grossi centri. Milano assolutamente interviene sempre la polizia locale, se c'è un incidente sempre la polizia locale, ma la polizia locale è la polizia che ad esempio ha rilevato più incidenti di tutte le polizie in Italia, per fare un esempio. Quindi può chiamare qualsiasi tipo di polizia, il problema è trovarla quella polizia. I carabinieri e la polizia di Stato hanno già due numeri, 112 e 113, che dovrebbero anche accorpare, ma non li accorpano perché va detto loro. La polizia locale, ogni singolo ente, ogni singolo comune ha il proprio numero e quindi viene più difficile anche intercettare questo numero. Se lo sai, puoi chiamare comunque qualsiasi forza di polizia. Speriamo che in futuro ci sia un numero unico, tutti possono intervenire su un numero unico e il più vicino arriva. E così il servizio al cittadino verrà subito erogato meglio. Questa è un po' la situazione anche che c'è in Italia.